al comunale di Calzolaro di Umbertide, per la prima categoria Umbra, girone A, va in scena il match tra Calzolaro e Virtus San Giustino, partita che sarà in parte condizionata da un forte vento. Minuto 6 si fa avanti il San Giustino, Broggini imbuca per Buoncompagni, prova l'esterno, ma la difesa respinge. Arriviamo al 21esimo, Storani la mette dentro l'area, ma la difesa è attenta e Fontanelli la tiene. Al 24esimo prova dalla distanza Storani, tiro ampiamente fuori. Passa un minuto, palla in avanti per il San Giustino, viene lasciato spazio a Buoncompagni che ha il tempo di servire Storani, che se l'accomoda sul sinistro, lo prova, ottima risposta di Fontanelli che la mette in angolo. Al 27esimo per la prima volta si fa in avanti il Calzolaro, prova Allegria di testa, respinge la difesa, ancora Allegria, ma stavolta commette fallo. Minuto 32, si fa vedere di nuovo in avanti il Calzolaro, la palla arriva a Colcelli, che alza la testa e la mette dentro. Un rimpallo fortunato sulla schiena di Domenichini, serve perfettamente Grilli, che di sinistra non ci pensa due volte e incrocia. Matteaggi battuto e i padroni di casa in vantaggio. Calzolaro, rimasto sopito per mezz'ora, ma che al primo affondo non sbaglia. Questa sarà anche l'ultima occasione del primo tempo. Il secondo tempo vedrà le due squadre in una grande fase di stallo, con il Calzolaro attento a difendersi e il San Giustino poco efficiente in fase offensiva. Al 12esimo vediamo in avanti i padroni di casa, traversone di Berrettoni che arriva dalla parte di Grilli, che prova con il destro a superare il portiere, ma il difensore mette in angolo. Al 27esimo punizione a favore della Virtus San Giustino. Poggini la mette dentro. Nessuno riesce a controllare il pallone, che viene nuovamente messo dentro da Martini, che quasi non genera un pericoloso contropiede avversario. Minuto 35 ci prova ancora il San Giustino. Poggini, con la complicità della difesa avversaria, riesce a trovare Atif, che tiene bene botta con la difesa, si gira, cerca lo spazio per la conclusione, ma viene comunque fermato in angolo. Angolo di Poggini, battuto perfettamente, e Buoncompagni di testa sfiora il gol dell'1-1. Palla fuori di niente. Minuto 43, Bartolini trova Buoncompagni, che si gira, prova il destro. Palla centrale facile per Fontanelli. E al sesto minuto di recupero su questo angolo di Poggini, con un fallo in attacco, si chiude la partita. Virtus che ci ha provato fino alla fine, ma le imprecisioni sotto porta e l'attenta difesa del Calzolaro non gli hanno permesso di trovare il pareggio. Calzolaro che con un solo tiro in porta si porta a casa i 3 punti. Commento, è una vittoria importante che dà morale al Calzolaro per i nostri obiettivi iniziali. È stata una partita intensa, merito nostro, ma merito anche del San Giustino che ha fatto una gran partita. Noi dobbiamo raccogliere più punti possibili per arrivare dove vogliamo arrivare. Non ci vogliamo fermare e il nostro motto è vincerne una dietro l'altra, senza mai fermarci. Io voglio ringraziare solo, se posso, la società che ci mette nelle condizioni di poterci allenare sempre al meglio. Un ringraziamento soprattutto al presidente Zamponi e al segretario Angelo e a tutto lo staff che cura ogni nostro minimo dettaglio. E per il resto dedico questa vittoria alla mia famiglia e a mio figlio piccolino Gregorio, che è uscito da poco dal Covid, e anche alla mia compagna. E per il resto tutto, siamo contenti e ora possiamo solo festeggiare, però non fermarci. Beh, onore al merito al Calzolaro che ha meritato di vincere questa partita, anche se nel secondo tempo abbiamo provato un po' tutte le maniere. Non ci siamo riusciti, il Calzolaro ha fatto sinceramente un'ottima partita, soprattutto sotto il profilo difensivo. Da ricriminare che sicuramente abbiamo avuto troppi giocatori sottotono quest'oggi, e questo è il calcio, è così, insomma, ecco.